Ciao Jackert, buondì a te. Intanto che aspettiamo di ricominciare la sedia, l'elemento che avevo messo in luce l'altra volta dopo aver finito la session, ho visto la thumbnail e ho visto che sì, ci avevo preso a dare rilevanza alla sedia, o almeno sicuramente nel gioco ha un qualche significato. Ciao Ligia, ciao Temosat, e qua si vedono queste immagini, oltre alla sedia che dicevamo, immagini di studenti taiwanesi, direi. Di quell'epoca. Ciao Federico, ciao dottor Jekyll. Direi che grosso modo siamo pronti per continuare. Detention. Esatto. Questi documenti. Mi rendono uncomfortable. Qui per salvare non abbiamo bisogno. Ti senti blessed anche se non salvi. Ok, sappiamo che dobbiamo salire al piano di sopra. Ok, la porta è qui. Ciao Luca, ciao Marti, ciao Der Factotum, grande. Uff, è il momento di salire, ragazzuoli. Siamo al primo piano, quindi il terzo piano, guardate, era logico, che avremmo già trovato delle stranezze, credo che la cosa. Ok, funziona ancora il comando di trattenere il respiro, eh? Talismani di protezione taoisti sono tutti intorno a questo muro. È tutto serrato. Non riesco a vedere dentro. Beh, da qui sì, però. Ok, neanche da qui. Ok, situazione piuttosto tesa. Qua c'è un'interazione. Vedete, c'è del filo spinato che tiene ferma la sliding doors. La potremmo tagliare con l'oggetto giusto. Ok. Cosa c'è scritto qui? Morto o morta giovane? Questa è la classe di Wei che abbiamo visto appeso, di recente. Adesso entrare non è proprio la cosa che avrebbe più spontaneo fare, però già che ci siamo, ciao Giubbarossa, ciao Iace, ciao Ciapa, ciao Giacomo, benvenuti ragazzi. Ci tocca entrare, direi, nella classe di Wei con Rei. No, 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 scusami, non volevo farti trattenere il fiato. Sei da sola adesso, you're on your own now? Chi l'ha scritto? Forse Wei stesso? Conscio del proprio destino? Guardate la sedia di lui. La sedia abbiamo visto è un elemento simbolico importantissimo, tant'è che è l'immagine di copertina del gioco. La sedia di lui adesso è girata dall'altra parte. Eppure. È questa, quindi no, questa sedia girata non vuol dire una fava. C'è qualcosa scritto sul tavolo. Strengthen thy wings. Rinforza le tue ali, il cielo è il limite. Ok, una frase così automotivational. Vediamo qua. Allora. Le scommesse, il gioco d'azzardo è proibito. Questo è il ban della scuola, di tutte le associazioni, di tutte le cose, le azioni associate con il gioco d'azzardo. Chiunque sarà sorpreso a fare gioco d'azzardo sarà espulso. Ok, prima non c'era, l'ha voluto raccogliere. Vedete? I voti degli studenti, eh? È imbarazzante che siano appesi, dice lei. Meno male che il mio professore non lo fa. Ciapa. Sia benedetto il tuo arrivo. Spurs Rockets. So che sarà brutto vedere gli Spurs prendere 30 punti, ma me lo guardo di sicuro. Ciao Cheke 93. Direi che addirittura anche qui si può entrare. È la prima volta che entriamo qui dentro.
dove mi lavavo la testa. Adesso mi fa solo venire i brividi. Cos'è questo? Ci sono dei pliers nel lavandino? Ah, beh, è quello che stavamo cercando. L'immagine nello specchio, mal di testa e sembro... Non bella, insomma, non in forma. Come ha fatto Wei a morire in quel modo? Sono anch'io in pericolo. Cervo bianco, dimmi che è il suo pendaglio, dimmi che tutto questo non è altro che un incubo. Secondo me è ovvia l'allusione di questo gioco alle torture, eh? Forgotten or just too afraid to remember? Simpatico momento, eh? Simpatico momento, vero? Chi sei tu, cara Ray? I passi. It's locked. Non credo ci sia nessuno. Muffa o ruggine. Disgustoso. Come ha fatto a sporcarsi così? Cos'è successo alla scuola, viene da chiedersi. C'è odore di marcio qui dentro, non lo voglio aprire. Qui c'è un'interazione. Dark shred stays in the sink. C'è qualcosa che viene fuori. Un dado. Abbiamo appena letto, del... Chi verrà beccato a fare gioco d'azzardo sarà espulso. Chissà che non sia in realtà paradossalmente la nostra via di scampo. Troppo facile fare ipotesi adesso. Sappiamo di dover salire al terzo piano, era questa la ragione. Aia, che è sta roba? Sentiamo un bambino piangere. E qua ci sono dei detriti. Parti rotte di tavoli, di banchi e sedie da una classe. Non è un bambino. Non è un... È un bambino? Cazzarola. Pronti a tenerci la bocca, eh? Che razza di giochi mi metto a giocare? È un fantasma. Il fantasma di una studentessa. Ce l'hai già, The Right Tool, usalo. Usalo. Ok. Perché anziché le scale siamo venuti qua? Non lo so. Vediamo qua. Centro di medico, centro di salute. Qua c'è qualcosa, voglio prima vedere cosa c'è per terra. Offerte di cibo. Ed viene messo come indizio, eh? Ah. Metti giù del cibo per i non morti lì e quindi trattieni il respiro. Peso. Ciao user, ben arrivato, Frascoma, ben arrivati, God Mars. Allora. Offerta di cibo sarà dura, non abbiamo cibo, forse lo troviamo qui dentro. Però ora il gioco è di una linearità importante. Questo è un bel save. Oh yeah. Qua c'è il cibo. Ok. Quindi un modo in più per passare oltre agli spettri. Questo è uno strano test per la vista, tutto con la lettera E, che può anche sembrare una M o una W. Non so se sia una cosa reale o possa avere un altro tipo. Ah.
Ah, ok, si può accendere, ok. C'è una chiave? Eh sì. Ecco, eccoci qua. Ok, del medical supply, va bene. Cose brutte. Cose brutte. Vediamo qui. Documenti. Qua si parla dei pazienti. Report diagnostici dall'health center. How can students be injured so severely like this? Come fanno gli studenti a infortunarsi di brutto in questo modo? Wang Ming Chung, 17. Braccio destro, comminuto, frattura braccio destro, left wrist. Insomma, delle fratture che ci viene da pensare vengono da qualche tipo di interrogatorio, almeno questa è un'ipotesi abbastanza easy da fare adesso. Direi che facciamo un salvotto veloce. In teoria si risbuca. I locked. Ok, allora questa la si apre con la chiave, però prima di aprire questa con la chiave voglio vedere che cosa c'era di là. E che cazzo però. Che palle. Potremmo fargli la trappola. O forse provare ad aggirarlo. Vediamo, vediamo se gli sbuchiamo in faccia, cosa che temo. Che temo succederà. Doesn't do anything. Come doesn't do anything? Beh, è impossibile. Cioè, è la chiave della porta. Let's... Molto strano, scusate, mi sembra così strano che non... Niente. Ok, quindi dobbiamo fare il trappolone. Allora, vediamo di fare le cose per bene. Lo dobbiamo far andare via da lì, prima di tutto. Dai, muoviti ragazza. Assurdo, gli spettri che mangiano. Siamo per... Ehi, ehi, dammi la chiave. Ok. Non siamo mai andati al terzo piano, in tutto questo, cioè... Doccia d'emergenza, eye wash station. C'è qualcosa nell'acqua? Un altro dado. Chiaramente appartenente allo stesso set. Qualcuno è stato qui. Il pavimento è bagnato. C'è sangue, in giro ora. Si è sempre parlato di muffa, di ruggine, di senso di cose andate a male, ma... Un odore intenso che viene dal metal box. Paint thinner. Una cosa per dipingere. Solvente usato per... Ah, per pulire la pittura. E che fa un odore intenso. D'accordo. Acuto. Few miscellaneous items. Ok, va bene. Dobbiamo andare di là, direi, abbastanza sicuramente. God Mars, ci stava vista l'atmosfera. Ok. Vedete, vedete, quindi si è fatto il giro. E il cibo è di nuovo qui. Lo riprendiamo, senza domandarci come faccia, come sia possibile, perché se iniziamo a chiederci di
di possibile o impossibile. Ok, andiamo da questa parte, su via. Dobbiamo solo andarcene, quindi adesso non ci interessa minimamente. Un filino angosciante. Io che dicevo che era un bambino. È interessante come venga mostrato che te la cavi se trattieni il fiato. Dà proprio l'idea della paura, eh? E non ce ne liberiamo più, mi sa. Questa non è muffaruggine. Blob. E infatti, macchie di sangue, finalmente. Era lì. Siamo all'inesplorato terzo piano. Una classe con un solo banco. Abbiamo visto tanta roba accatastata sopra. Qui non c'è nulla da vedere. Qua c'è un'interazione. È chiaro che evoca un senso di solitudine e anche di brutto. Ci sono delle cose scavate, marcate nel tavolo, le possiamo vedere anche noi, eh? Parole e simboli, ma sono troppo faint to read right now, sono troppo che non si riescono a leggere. Adesso faint, non so cosa voglia dire, ma se siamo capiti. Ah, che possa essere questo? No. Tiriamo i dadi? Vabbè, questo è veramente... avventura grafica old school, mettersi a fare le cose a caso. Ehi, user, non ti do tutti i torti. Ok, l'interazione è sempre quella. Accidenti. La musica è molto creepy. E questa è un'osservazione molto didascalica, però io non so che dire. Che palle. Qua? Niente. Uscire qui sappiamo cosa becchiamo, lo sappiamo perfettamente. Però d'altra parte... dobbiamo andare dall'altra parte. Ho sbagliato. Non credo avremo abbastanza fiato per farcela, porca loca. Madonna. E ci segue. Sto cercando di capire cosa potrebbe servirci fare. Mi sembra così strano non avere l'interagibile, però devo dire che di solito ti fanno vedere una cosa impossibile e la soluzione è subito lì di fianco. È così strano che questa cosa non funzioni. Ci tiro i dadi. Ci metto la collana. Niente, vabbè ragazzi, non scherziamo. Aggirare quella serranda. Madonna, che angoscia, va bene. E si può solo scendere? È strano questo. Perché mi viene da dire, allora dobbiamo... i suoni di questo gioco, cosa sono i suoni di questo gioco? Cioè, lo dico in termini totalmente positivi, ma porca zozza. Ecco. Anzi, vai qui, vai qui. Vai qui.
Non così, così. Non so dove sia. Ricordiamoci che abbiamo sempre la trappola, eh. È vero, sono poche te. Qui si può entrare, siamo già entrati qui. Qua c'era la cosa super creepy dello specchio. Di solito abbiamo visto che... Who was that? Veramente la domanda topica. Abbiamo visto che... solitamente le soluzioni non sono particolarmente cervellotiche. Qua ci dice you're on your own. È vicino. Non riesco a pensare come possiamo aggirare là sopra. Sembrano sempre peggio questi affari. E sembrano più rappresentativi della paura che altro. Ripeto, secondo me tutto ciò rappresenta l'interrogatorio a cui gli studenti venivano sottoposti. Ed eventualmente la detenzione. Qui abbiamo un enigma, non è possibile che non ci sia la soluzione vicino. Il gioco non è mai stato così stronzo fino adesso. Andare avanti è legato a quel tavolo, senza nessun dubbio. E qua non si va da nessuna parte. Qua si esce e sono cazzi molto amari. Facciamo un game over apposta. Addirittura del tempo prima di andare in game over. Non è così... così tremendo. Stavo chiedendo se sia possibile in realtà capirci qualcosa così, ma mi sembra di no. Questo è il nostro notes. Tutte cose che abbiamo già letto. Questi sono gli indizi. L'indizio per dar da mangiare agli spiriti. E come affrontarli, dargli da mangiare, eccetera. Avrei scommesso che questa cosa c'entrava. Posso continuare in eterno a fare questa cosa? User, se è una cosa cervellotica, ce la puoi spoilerare. Ah, aspetta. No, stavo pensando mettere del cibo oltre. Fare così? Ha senso? No, sono andato totalmente a caso. Ah, volevo fare... Vabbè, facciamoci uccidere.
perché volevo ricaricare il save, perché se ci manca un elemento è sicuramente al piano di sotto. Quindi in ogni caso andiamo giù. Tra l'altro non abbiamo ancora visto la schermata. Oh my god. Questo non è un game over. Perché siamo qui? Cioè sì, è probabilmente un game over, solo che ti porta a casa di... Ma perché da qui? Pallosissima sta cosa, veramente? Aspetta. Li colleziono tutti. Questo parla dei Pokémon. There is no way back. Ah, questo l'abbiamo capito. Ma di che cavolo? Perché siamo qui? Guardate questo portale antico. No, ovviamente non c'era prima. Allora, Endis... Era un game over. Era un game over. Molto curioso, come game over. Adesso vado un po' di mouse, per vedere se mi sono perso qualcosa in questa sezione, che chiaramente ha una certa importanza. Sembrano tutte delle stanze della tortura, onestamente. Qui lei non vuole raccogliere nulla. Ci sia qualcosa qui? Ma direi di no. No, c'è solo lui che cazzeggia. Con questa porta non ci sono ulteriori interazioni. E qua lei continua a dire che non riesce a vedere dentro. E ci piacerebbe vedere dentro a quella che era la classe di Wei, che è riempito di sigilli contro gli spiriti, boh, qualcosa del genere. Non ricordo se c'è un camminatore anche qua fuori. Adesso magari chiamarli così non è proprio appropriato. Sì, se non funziona scendiamo ai piani inferiori, direi per forza. Dai. Ah, questa è la classe di lui. Siamo già stati, abbiamo già cazzeggiato qui. Solo osservazioni da fare. Che strano. Che strano che ci faccia fare questo. Siamo già stati. Giusto un'ultima occhiata, Metti che qui c'era qualcos'altro. Ah, non abbiamo più chiavi, quindi è del tutto inutile cercare di pulire. Pensavo di provare a pulire il lerciume, ma non è assolutamente il caso. Torniamo sui nostri passi. Ci vorrebbe come metro carica checkpoint per saltare ogni volta questa parte. Ovviamente passiamo dalla classe.
Non so neanche esattamente che cosa ci possa servire. A questo punto scendiamo. Ciao Treasert. Scendiamo veramente. Più giù di così sarà dura scendere. Che suoni, ragazzi. Qua abbiamo solo da guardare i libri, già li avevamo guardati. Shuimo Painting. Una scena da vicino alla scuola. Ciao Luca PSRK. Migro ogni giorno da una piattaforma all'altra. Lo spray sul quadro, dice Ciapa. Guarda che io ti do retta, anche perché è una cosa molto intelligente, siccome c'è stato detto che aveva a che vedere con la pittura, quindi peccato perché mi era sembrata veramente una fottuta genialata. Che scesa, ci ho creduto da matti. E sicuramente, allora, mettiamo le cose in ordine. Ci è stato dato uno spray, non lo abbiamo ancora usato. E questo è impossibile, perché gli oggetti hanno tutti uno scopo, ovviamente, in questo gioco. E quindi c'è qualcosa su cui noi dobbiamo usare lo spray e non l'abbiamo ancora fatto? Come è messa male sta porta? Questi. Possibile che non li prenda? E che palle te! Sto per fare una cosa che non ha un senso, ovviamente. Ha sentito qualcosa, lo stronzo. Entra qui. Buonissima l'idea dello spray sulle finestre. Ottima. Ottima davvero. La trovo forse l'idea geniale. Nel senso che abbiamo qualcosa per sgrassare, per vedere dove non si può vedere? Facciamolo. Finisco qua di rifare visita al nostro amico. Così, in grande allegrezza. Vuoi due dadi? No. Questo non lo vuoi, va bene. No, va bene. E andiamo a fare la gag sulle finestre. Anche perché sì, è un'interazione con un testo. Sti cazzi, speriamo che non sia un testo a caso. Dai, facciamolo. Erano le finestre del piano di sopra. Mi seguiva un'ombra, una sola, magari. Purtroppo qua le ombre sono... amano la nostra compagnia. Aspetta. Ok, vedete. Qua non dice non vedo una fava. Ah, ma noi qua tipo non siamo mai arrivati. Ok, quindi teniamo per buono il suggerimento. Vedete? Non più aggiornato da tanto tempo. Già ci dà da pensare, eh? Che cosa c'è sulla porta della stanza di Mr. Cao? Non è chiuso? Aspetta. Esatto, è chiusa magicamente. Quindi questo noi dobbiamo fare. Vedete, abbiamo usato l'oggetto. Era buonissima l'idea anche delle finestre. Allora, cerchiamo di essere osservativi. Cosa c'è qui? Una mappa della nazione. Dobbiamo memorizzare la provincia, il nome di ogni provincia per la geografia. Pensare che non sono familiare neppure con la nostra piccola cittadina. Qual è il punto di conoscere posti così distanti? Lo scopo. Quindi la porta è verso il basso, ok.
C'è un coltello piantato nel tavolo, in realtà è più a sinistra. Nonostante la ruggine sembra ancora affilato. E riceviamo un coltellino. Fatemi pensare, magari... esatto, qualcuno ha colpito più volte il tavolo con un coltello. Potrebbe essere il pazzo di Mr. Cao, no? Quel pazzo di... Ok, ok, ok. Ok, questo non lo tiriamo, non è Tacoma. Non è, sì, scusate, Gone Home. Vi ricordate sempre quella lucetta da accendere. Vediamo qua. Il calendario. Vabbè, non lo prende. Non ci importa. Chi è questa? Un poster di una famosa celebrità. Le musiche sono, come dire, appropriate. Andiamo di qua. Questo è un luogo di torture, ma proprio palesemente. La stanza puzza di vecchio alcol e fumo. È soffocante. Lei sta soffocando, ma si spera metafori. Ok. Incollato al tavolo. Ci sono dei graffi all'interno. Ah, ma che graffici, sono dei segni, qua tiravano i dadi, qua giocavano a dadi. E se ce lo metti così, è perché ci... Should I throw the dice? Cosa direbbe Giulio Cesare? But I've seen people doing it. I think it requires 3 dice to play. Questo è sicuramente un rituale che, ottenuto il terzo dado, dovremmo venire a fare. Quel pazzo di Kangao. Alla fiera di Modena, credo di sì, riditemi quando è che non mi ricordo, ma avevo voglia di andarci. Dovete sapere che sono bloccatissimo con la schiena, quindi vediamo. È vero, è di ansia, ne danno parecchia. Non lo so se più di quelli in prima persona, però se la giocano. Allora, ok. Ah, scusate. Un secchio. Water bucket. C'è qualcosa dentro. Attenzione. Segni oscuri. Ah, esatto, potrebbe vomitare. La musica è cambiata e possiamo tirare i 3 dadi. Facciamolo. Addirittura con un menu. Forse un save? Aia. Dei denti. Oh my god. Oltre il nonsense. Che cos'è? Ma non avevo in mano dei dadi. 6, 2, 3. Eh? Grande che se lo segna. Che cosa è successo? Ho tirato dei dadi e sono diventati dei denti. Significano qualcosa questi numeri? Saranno una combinazione, voglio dire. Sì. Ai, 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 come, cos'è questo suono? La tazza si stacca? Abbiamo ricevuto la tazza di ceramica? Scusate. Non abbiamo più i denti. Va bene. Prendiamo quel che viene, ragazzi. Una nota che prima non c'era. Tagliare la gola, ed è negli indizi. Trovata nella stanza di Mr. Cao, o Kangao, se vogliamo. La profezia è rivelata quando un sacrificio è fatto con il sangue di un innocente. Guardate sotto che c'è la ceramica lì. Quindi c'è stato un sacrificio. Mi viene da dire, il sacrificio del nostro ex amico. La cosa disturbing è che prima non c'era, soprattutto. In ogni caso, noi abbiamo dei numeri e la serranda scorrevole di sopra non aveva una combinazione, almeno non mi sembra.
dal suo sophomore year, eh? C'è un saggio dall'anno dopo la matricola di lei. Eccoci qui, eccoci qui. Strange combination. Era 6-2-3, no? No, dai, è 6-2-3. No, ma è 6-2-3. È 6-2-3. Dai, ma non sono i tuoi numeri della tua lingua quelli? Doh. No, che amarezza. Ma lo sappiamo che è 6-2-3? Forse no. Forse sappiamo meno di quello che pensiamo. Ora, tutto mi sarei immaginato meno di trovare una... Cioè, tutto... Esattamente questo mi immaginavo e... Ma che diavolo? Beh, e quindi? Imparare a leggere quei numeri. Scusate, devo un attimo incaponirmi. Lo so che è una palla incaponirsi nelle avventure grafiche, però... Clicco e mi dice questo. Niente, niente, niente. Come leggere questi strani simboli? Ah beh, c'è poco da dire. Non è una cosa alla nostra portata. La sappiamo che cosa c'è. E t'ho detto di tenere il respiro, dai, t'avevo detto. È chiaro che una volta sgamati, come è anche giusto che sia, tenere il respiro non serve più a niente. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Sì, è il simbolo dell'I Ching. Adesso I Ching del factotum, io non lo so, comunque... Un po' teso, giusto un filino. Sì, sono l'I Ching, è quel libro dei mutamenti, no? Che tu tiri e ti dice il tuo destino, e a seconda del numerino che viene fuori sfogli la pagina. È pubblicato da Delphi, cioè un libro serio, si fa per dire. Sì. Per me si fa molto per dire. Penso. Ci siamo andati molto vicini. Via. Non so perché voglio tornare qui dentro. Vedi, user. Andiamo d'accordo. Non avevo nessuna voglia, infatti, di allontanarmi. Qua abbiamo sempre il painting. Gli oggetti sono questi. Va bene. Ah, io speravo che qua ci fosse una guida. Aspettate che facciamo un salvotto. Andiamo nella classe, dove potrebbe essersi aggiornata la cosa. Era una delle possibilità. Vediamo. No, non subito. Ho tenuto... Porca loca. Vabbè, ci segue, ciao. Corri, Ray. Ok. Non è che tu... Attenzione. C'era sempre stata quella... Ai, vedete che si può fare. E ben.
ce l'han pur detto, eh? Ha aperto gli occhi o me lo son sognato? Porca, sentite, già che sono qua non mi ricordo, siccome non mi ricordo cosa c'è qui dentro, ci do un'occhiata, ma direi che qua non c'era proprio più niente da fare. Ci rimane il discorso della rivelazione dei segni, giustamente. La profezia è rivelata quando un sacrificio è fatto con il sangue di un innocente. Ora, noi abbiamo barato, perché l'innocente era già morto, almeno. Però è pur sempre il sangue di un innocente. In teoria, ora sappiamo, magari... sì che ha aperto gli occhi. Per un secondo, proprio. Cosa che io tendo a perdermi, perché su Twitch si guarda molto la chat, però è il suo bello... Dai, dai, cosa ti fermi? Vai lì. Vediamo se... Ok, non lo posso aprire finché. E ora è la cosa più assurda del mondo. Doesn't do anything. Proviamo ad andare qui. In fondo è questo il luogo dei riti, no? Che angoscia. No, 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 no. Non è servito. Mi sembra non sia servito a niente venire qua. Eh sì, certo, una leggenda su quei simboli, sì. Sarebbe tanta roba. Vediamo un'ultima occhiata all'attrice e al calendario. Non sai mai che faccia un passaggio in più, no? Questo strano oggetto cosa dice? Ok, semplicemente sul tavolo, va bene. Possibile che questa cosa sia solo sta gag che nessuno aggiorna da 100 anni. Un saggio suo di lei, eh? Purtroppo si è mosso nella direzione sbagliata. Dobbiamo riuscire a superare questo simpaticone. Se si girasse, bravo, accidenti a lui. Il sangue. Ok, fatemi solo... fare una cosa che so che non ha senso. Ok. Entriamo un secondo qui dentro. Giusto, bellissima idea, Temosat. Più che bellissima idea, anche perché mi hai ricordato che abbiamo un enigma irrisolto. Quindi è quello che senz'altro vado a fare adesso, dopo un salvataggio velocissimo. Mi sembra proprio la cosa da fare. È al piano di sopra, se non ricordo male, o quello sopra ancora. Dai, dai, dai. Siamo in ballo con 3 piani, dico bene? È quello sopra ancora. Forse sbaglio, ma secondo me è al 3° piano. Eccoci qua. Facciamolo. Yeah, ben, 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 ben. Ci serve qualcosa per stampare.
quella che sarà la nostra stele di Rosetta. E non credo che sia il riso, ovviamente. Potremmo usare il nostro stesso diario. L'ho fatto totalmente a caso, ma giustamente. Eccoci qui, eccoci qui, eccoci qui, eccoci qui. È 623. Da Li Qing, il libro dei mutamenti, un testo cinese di divinazione, un microcosmo dell'universo e una descrizione simbolica del processo del cambiamento. Perfect. È fatto bene sto gioco però, ragazzi. Mi piace, questo gioco è fatto bene. Adesso cerchiamo di skippare. Se lo riesco a bypassare passando... è vero che qui non si bypassa una fava. Vado a fare un salvotto giusto per non essere venuto per l'anima del... Madonna, ragazzi, i suoni. Ma le accelerazioni che fa sto... stronzo. Però se lui pattuglia un'area... in teoria... Dai, entra, 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 ragazza, entra. In teoria adesso riprendiamo fiato. In teoria non è un grossissimo problema. Perché? Sì, è impazzita. Ma è impazzito il mouse. Ah no, ok. Mi seguiva il mouse automaticamente. Il riso al sangue. Beh, d'altra parte, la bistecca ci piace al sangue, no? Quindi, perché non il riso? Ah, ah, ah. Buona questa. Oh cacchio, adesso devo andare a memoria. 6, 2, 3. Il 6 era questo qui. 6 con la croce, insomma, diciamo. Il 2 è quello con i due cosi sotto. Quindi, no, ho sbagliato, allora. Il 6 non è così. Sì, è così. Va bene, il 2 ha due storie sotto. Allora? No. Yes. E il 3 è una via di mezzo. No! Ho sbagliato. Se l'hai ricordato. Bene. No, il contrario. No. No. Nemmeno. Yes. Ok, guys. E quindi abbiamo accesso a rigore al terzo piano, l'area inaccessa. È il game over quando ti prendono. Ed è anche molto strano come game over. Poi è un game over relativo, perché in realtà sempre poi qui ti ritrovi. Però è un po' una bega, perché insomma, ritrovarsi magari lontani da dove sei arrivati. Ok, è chiaro. Notare che non sentiamo vicini i rumori, eh? Il verso. C'è, ma non è vicinissimo. Forse perché è proprio dall'altra parte. Io salto di proposito questa porta. A dim red glow emanates from the classroom. Esatto. Qui io prima non potevo andare. Dobbiamo solo chiederci se vogliamo visitare prima la classe o prima questo portale. Dovrebbe essere il portale dei portali. Partirei... Scusate, mi è sembrato di vedere... Vedete questi segni qua? Vabbè, facciamo le cose in ordine. Entriamo nella classe. Da qui, da dove in qualche modo possiamo dire fosse previsto che ci entrasse. Qui il gioco mi sta dicendo non ti farò mai salvare. Ah no, ok. Salvataggio, you feel blessed. Ok, tutto qui. Nessuna osservazione di nessun tipo? Solo salvataggio? Bellissimo, tra l'altro i colori sono qualcosa di stupendo qui. Guardate che bello. Ma che meraviglia. Bel gioco, ma bel gioco. Va bene, ragazzi, è molto semplice. Leggiamo qua.
Direi che gli orari della classe al momento non sono utili, è poco dire ciò. Allora, trappola per i mostri e pendaglio. In pratica non è come non avessimo oggetti. A questo punto noi entriamo qui e dovrebbe essere un'area che non abbiamo mai visitato prima. Ed è così, infatti. Per fortuna non sentiamo versi brutti. Vorrei dire che questo mi tranquillizza, ma non è così. Ufficio del consigliere. Mi affaccio un secondo. Non lo so, vado nell'ufficio del counselor. Locked. No, il piano di sotto. Cosa? Che cosa? Che cosa? No, non c'è più una via di fuga. Guardate, è un loop. È un loop in disfacimento. Certo, qui sa per il cinese aiuto. Beh, magari ce lo legge lei. Wow! Amitabha Buddha. È il nome di un Buddha. Esatto. Ha scritto il nome del Buddha su tutte le pareti. Wow! Ma che bello è sto gioco! Oh, ma che figata! C'è un pezzo strappato del counseling record, della registrazione del consiglio. Età 17. La madre è una casalinga. Negativo, troubled, attitudini incasinate. Constant tardiness. Tardiness sarebbe ritardo, boh. Lentamente sta migliorando. Chiede di... è meglio seguirlo. Encourage laser activities such as reading. Signed by faculty members. Counselor Changming Ui. Homeroom teacher In Tsui Han, GROTC officer Bai Guo Fong e principale Jensen. Ok, non è che ci dica proprio sti cazzi. Io ripeto, questa secondo me è la metafora di un interrogatorio, di una tortura. Sono sempre più convinto di questo. Loro stanno scavando nella testa di lei. Boh, non lo so, vediamo. Sì. Grazie, Jubob. They say I should enjoy my youth. Vedete, quindi una sorta di... non voglio necessariamente dire depressione, però... un po' forse asociale. Mi piace da morire il volto di questa ragazza. Ma una caratterizzazione stupenda. Oltre ad essere bella, ma è... è torvo, inespressivo... Guardate come che bei disegni. Cosa succede dopo la laurea? Graduation non sarà la laurea, insomma, dopo il diploma, quel che... Where should I go? Finirò come mamma? Si chiede Ray. Dai, smettere di preoccuparti così tanto, Ray. Guardate il volto sorridente. La vita va avanti lo stesso. Sii speranzosa. Se non altro questo weekend sarà... La gente dice sempre di non guardare in uno specchio di notte. L'abbiamo appena fatto, cara. My bad. Dormo molto meglio nel mio stesso letto. Avete visto lei come ha delle macchie sulla maglia? Boh, difficile capire cosa sia. C'è la nebbia. Vedo malapena le strade. Qua è sempre il letto, sì. Qualcuno ha pulito la mia scrivania.
Sicuramente, ma probabilmente mamma. Sembra che non ci sia privacy in questa casa. Un rapporto difficile con i genitori. Un armadio ben costruito. Parte di Mom Dowry? Dowry sarà la dote, non saprei. Il rapporto dici che era su Ray? È possibile, mi viene da dire. Casalinga la madre? Viene da pensarlo, sì. Contate che non c'è esci dalla stanza. What? Mamma sta gettando via la mia roba senza dirmelo. Una vecchia fotografia. C'è una bicicletta. E c'è una scritta, ricorda. La speranza è una cosa buona. Forse la migliore delle cose. E le cose buone non muoiono mai. Insomma, la speranza è l'ultima a morire, potremmo dirla. Odio quando lo fa. Sì, tra l'altro buttare via una cosa così. Stanno litigando ancora, esatto. Ho sonno adesso. Dovrei tornare a letto. Non mi abituerò mai a questo, ai litigi. E l'interrogatorio, perché siamo in una scuola molto militarizzata, siamo nel 1960 a Taipei, durante la persecuzione dei comunisti, da quello che abbiamo capito, per via del conflitto con la Cina. C'è un contesto storico in realtà molto definito. E abbiamo visto questi dirigenti scolastici simili a militari e abbiamo avuto dei flash di immagini di interrogatori e di torture. Bisogna dormire, l'unica azione che ci viene concessa. Le cose cattive muoiono ogni volta. Ho letto male, allora scusate. If a paper plane could whisk my dreams away from here. Ok, qui ci ricorda un po' A Bird Story. Where I could wake up and find myself in front. To start a new life as a stranger to all. Quanto sarebbe bello ricominciare da capo, altrove, da straniera, no? Achievement, foreign land. Io poi capirò un giorno come rendere visibili gli achievement su Twitch. Questa è una scena che abbiamo già visto, ma eravamo nei panni di Wei. Il gioco salva. La scena è simile a quella che abbiamo già visto, la location non è la stessa. Il posto di comando. Sì, qua siamo in mezzo al campo. Vedete gli aeroplanini di carta, dove evidentemente sono giunti in tanti oltre a lei, viene da pensare. È tutto vecchio e messo male. Peso, non ho voglia di interrompere. Aspettate che vado, dai, facciamo un po' di più. Vado a sinistra. Chissà se si va verso il fiume, non credo che la location sia la stessa. Non è neanche scoscesa. Esatto. E il terreno collassa. Un fiume di crimson mud, di fango rosso, che sembra non abbia fine. Ok, nessun'altra lettura, va bene. La direzione è un'altra, buono a sapersi. La sedia è il simbolo del gioco. La sedia dove siede l'interrogato. Vedremo se poi è così. Il palo della bandiera, con la corda che continua a sbattere. Non c'è nessun'altra interazione. E soprattutto non c'è nessuna bandiera. Non sento versi inquietanti, se Dio vuole. Un edificio grande, di pietra, di mattoni, anzi. Oh my God. Qua me lo dà come uscita, Nessuna interazione, che palle, qualche sottotitolo, Avrebbe fatto comodo. La porta è bloccata. Io direi, ragazzuoli, di fermarci qui, perché sembra che siamo in uno scenario nuovo e forse in una nuova fase, c'è una micro testa qua per terra, in una nuova fase di comprensione del personaggio della nostra protagonista.
Certo, il simbolo di salvataggio è l'aeroplanino di carta. Lo stesso puntatore del mouse in qualche modo lo può ricordare. Ragazzuoli, direi che domani continuiamo proprio con Detention, perché sono veramente preso, mentre invece Metro mi sta deludendo proprio molto fortemente da un punto di vista narrativo e anche, devo dire, come gameplay, ma abbastanza rotto le balle. E benissimo, ragazzuoli, domani ci rivediamo qui alle 14 e andiamo avanti con Detention, chissà che non lo finiamo. Secondo me forse due sessioni, comunque stiamo andando avanti bene. Buona giornata, ciao ragazzi.